È tornato quel seccatore di Aldo Brandi con il solito ponticello del violino rotto. Poi è tutto il giorno che ha una strana sensazione. Come se dovesse ritornare. Chi? Tony e Pace. Ma non dirlo neanche per scherzo. Un morto che torna. Non trattarmi da stupida. So benissimo che non è possibile. Ma è una sensazione dalla quale non riesco a liberarmi. Sì, magari. Chi sarà a quest'ora? Ines, chi c'è? Dottor, ti venga lei un momento. Ma insomma, chi c'è? Dottor, ti venga lei, è tornato il maestro Pace. Tu resta qui, vado io. Tu, qui. Sì, sono qui. Senza complimenti. Forse disturbo. Disturbo? E lo chiami disturbo? Torni e non voglio sapere neanche da dove. E in queste condizioni. E io adesso che faccio? Sai, Medea, non arrabbiarti. Non è colpa mia. Sai, anche di là c'è una certa confusione. Insomma, dovrei starmene qua ancora un mese circa. Un mese, se non di più. E così vuoi dire che ti fermeresti qui a dormire? Non dormo più. Mi basterebbe un angolino. Io non mangio, non bevo. Il bagno non mi occorre. E insomma, solo per non dover girare tutta la notte. Magari con la pioggia. Ma perché? La pioggia ti bagna? Bagnarmi no, naturalmente. Ma dà sempre un fastidio maledetto. E così tu passeresti qui le notti? Se tu me lo permetti. Te lo permetto? Io non capisco. Una persona intelligente, un vecchio amico, uno che oramai tutta la vita dietro a sé. Ma come fa a non rendersi conto? Già, tu non hai mai avuto una famiglia. Sai, io credevo si tratta poi di un mese solo. Ma allora non mi puoi capire? Non è per me che mi preoccupo. I bambini! Ti pare niente a te farti vedere da due innocenti che non hanno ancora 10 anni? Dopotutto dovresti renderti conto dello stato in cui ti trovi. Perdonami la brutalità. Tu sei uno spettro. E dove ci sono i miei bambini, io uno spettro non ce lo lascio. Allora niente. E allora, caro mio, io non so che cosa dirti. Maestro, maestro. Oh caro. Se tu sapessi il vuoto che mi ha lasciato, ecco. Come, scusa? Sai, adesso non ci sento più come una volta, abbi pazienza. Lo capisco, ma di là c'è altro che Doni, mica mi posso mettere a urlare. E poi... Scusa, non potresti farmi entrare per un momento? Sono parecchie ore che cammino. No! No, per carità, se Blitz se ne accorgesse. Come? Come hai detto? Blitz! Il mio cane lungo, lo conosci, no? E fare il puntarchiasso, si sveglierebbe subito il portiere. E poi, io quindi, ecco... E allora non potrebbe qualche giorno... Venire a stare da me? Ma certo, per un amico come te, ma figurati, ma... E col cane come la mettiamo, eh? Come sei fatto in giro al cimitero, quando tenevi il discorso? Prima che mi coprissero di terra, ricordi? Io sentivo i tuoi singhiozzi. Cosa credi? Oh, caro, ti prego, non dirmelo che mi viene un tale affanno. Dio mio, mi sembra che Blitz... Ecco, sì. Scusa, entro un attimo a far star via da quella bestia insopportabile. Un attimo solo, torno subito. Tamburlani! Tamburlani! Un po'. Fuori. Vuoi farmi impazzire?
partire, fuori! Fuori! Vuoi svegliare tutto il vicinato, fuori! Fuori! Ok, vado, vado. No, no. Io scusa, Tony. Tony, scusa, non volevo. Perdona, Tony. Ma cos'è questo rumore? Silenzio! Sono quasi le 4! Ma sono a pace, non mi riconosci? Don Raimondo, lascia che mi nasconda qui da te. Tra poco è l'alba, non c'è un cane che mi voglia. I miei amici mi hanno rinnegato, almeno tu. Io non so chi tu sia, potresti essere il demonio, o forse un'illusione dei miei sensi, io non lo so. Ma se tu sei veramente a pace, ecco, entra pure, quello è il mio letto. Distenditi, riposa. Grazie, Don Raimondo, grazie, lo sapevo. Non preoccuparti se io sono già in sospetto presso il vescovo. Non preoccuparti, te ne supplico, se io avrò gravi conseguenze. Non aver cura di me. Se ti hanno mandato qua giù per essere la mia rovina, ebbene, sia fatta la volontà di Dio. Ma che fai adesso? Te ne vai. Ora capisco perché spettri si rifugiano nei ruderi. Certo, questo posto è veramente una schifezza. No, caro, qui siamo tra donne, lasciaci finire il nostro povero in pace, ok? Ecco. Tu capirai.